dicendo. Allora. Mica, ma sei una cosa unica. Lo so. Ma scusa, cos'è? Alla fine cos'è che ti ho detto? Hai detto qualcosa? Sì, ma detto perché mi strangolavi per sport? Ah sì, allora, lo strangolavo perché mi è venuta una visione di una persona a cui io amo molto. E sapete, allora volevo ucciderlo. Poi ho inteso che lui è un maschio più bello di lei sicuramente. Soprattutto con una forza fisica eccellente. Giusto. Vabbè, siamo qui per fare la recensione di Dino Crisis 1. Il gioco è stato sviluppato dalla Capcom in collaborazione con la Virgin nel 1999. Yeah. È molto simile a Resident Evil, solo che usa degli scenari grafici in 3D e non dei fondali impostati. Giusto. Poi? Poi si svolge ad Abyss Island. No, sì. La storia la dico io. Ah, prego. Allora, in poche parole, la storia animale. Cosa parla? Tu sei un animale. Cosa parla? Il governo ha perso questo scienziato. Ha perso. Mi fai parlare, porco disco! Non bestemmiare. Senti, YouTube mi cancella. Ho detto poco disco, il disco, avete presente cos'è il disco? Il disco. Sì, quello che ti viene all'ernia. Esatto. Allora, no, fammi parlare, figa. Sennò che casi facciamo un altro vlog a sto punto. Vai. Stavo dicendo, il governo degli Stati Uniti ha perso questo scienziato, no? Che si chiama il dottor Kirk. No, non mi ricordo il nome, ma Richard mi parla. No, vabbè. Irvin. Ma che cazzo è Irvin? Quello di Resident Evil. No, se mi ricordo bene è Irvin Kirk. Non è Irvin, tranquillo. Vabbè, comunque chi Kirk. Comunque il dottor Kirk, no? Che faceva degli esperimenti, poi è andato in fumo su qualcosa. Dopo lo dico. Faceva degli esperimenti. Bestia. In poche parole, però, sono andati male. E dicono che sia disperso o morto. Come inizia il gioco, che è fantastico, dicono che Kirk è deceduto, però devi andarlo a recuperare, capito? Sì, vai, sì, con controsenso. Vai a recuperare uno zombie. No, in una cassa da morto. Poche parole, ci sono questi. Allora, in totale sono 5 personaggi. In totale sono Regina, Gnacca, quella con cui usi, Rick, Gail, Tom e Cooper. Morto Cooper. Mi fai parlare a me? Poi mi girano le balle. Cooper è pranzo per il tirano. Poi, esatto. Allora, Cooper disperso come un coglione e viene accoppato dal T-Rex subito. Yam. Tom era già lì dai tempi. Che stava cercando, in poche parole, informazione su questi esperimenti che faceva Kirk. E in poche parole mandano questi 4, che Cooper non lo contiamo più, dai, facciamo 3. Dove tu usi Regina. Rick è quello che usa i computer e manda... Che faccia da pirla, okay? Che manda... Che ti apre le porte, quello che non fa un cazzo. E Kyle... Tu lo vedi 3 volte nel gioco, fa il figo, ma non sa, per me si va a fare le seghe in un bagno tutto il gioco. Sì, con i dinosauri dietro. Ma sì, anche. Oppure si sfonda un dinosauro. Poi, è la mente malata. Non so. Poi, cosa posso dire? Ah, sì. Parla anche delle armi, dei nemici. È male. Vabbè, adesso spiego un po' anche cos'è. Gli esperimenti che c'erano era la terza energia. Poche parole, ha trasferito l'era dei dinosauri in un'era attuale, diciamo. E in poche parole ci sono questi dinosauri che per me non vedo l'ora di incularsi Regina con quel muso, che sono i Velociraptor, i quanti ce ne sono? I T-Rex, e lo Pteranodont, quello che vola e ti incula più di tutti, i Compsognathus, che sono quei robettini piccoli verdi, e un robo grosso che quando cammina si sente. Sì. Che graffia Regina, c'è un pezzo dove graffia Regina ed è intera, graffia una corda, la spezza. A parte che è una catena. Sì, una bella catenazza forte anche. Sì, ma quanto però che Regina si è... dettagli dei giochi questi. Regina si è scansata un po' prima, forse è per questo che si è salvata. Dalla graffia. Non aveva un graffio, era tutta intera. Sì, cioè... ma è la generazione PlayStation, non è giusto, che potevano mettere. No, appunto, non è che... però sono dettagli dei giochi, giustamente. Però hai dimenticato di dire quanti Velociraptor ci sono. Ce ne sono 252.000. Le specie, cazzo. Ce n'è 2. 3. Quello che incontri sempre è quello macchiato. No. C'è quello marrone, il primo che incontri. Che è il primo. Poi c'è quello verde, che è leggermente più forte. Ma dove? Che quello è Dino Crisis 2? No, c'è anche nell'1, ce ne sono 3 di tipo. Poi c'è anche quello... Io l'ho finito solo 200 volte, mi viene a dire a me che ci sono i cose. E magari mi dici che c'è anche quello rosso? No. Poi c'è vabbè, quello è quello bianco, macchiato. Quello bianco, quello rosso, blu e viola.
Vabbè, dopo che hanno saputo queste cose sono molto felici. Comunque, sì. Comunque non so se hai notato, ma Dino Crisis io lo vedo come una sorta di antipasto di Resident Evil 3. Ma insomma, io trovo che Dino Crisis sia un gioco fatto bene. Non hai capito un cazzo di quello che dico. Sì, lo so, però sto dicendo, a differenza di Resident Evil 3, Dino Crisis ha un po' di più... Un po' più, come si dice... Non è tutto basato a trovare oggetti, o fare, devi mettere le password, se non le trovi sei spacciato, perché questo gioco qua è uno di quei giochi che tanta gente non è mai riuscito a finire. Importa, io l'ho detto che l'ho finito... Io l'ho finito 200 volte, lo so a memoria, il codice a memoria. Io ci ho messo sei mesi per finire la prima volta. Io ci ho messo la prima volta 3 ore e mezza. Avevi tre trucchi? No, 3 ore e mezza. Ma che hai fatto quei di capo? E adesso, gente mia, il mio record è 1 ora e 58. E magari, comunque... Magari c'è anche il lanciagranate infinito. No, lo comincio sempre dall'inizio in versione normale. Perché non mi piace iniziarlo già... Ah, devo farti una critica. Tu dicevi di Dino Crisis che per avere un finale diverso devi ricominciare il gioco. Allora... È una balla. Fammi parlare. Ci sono 3 finali. 2... Con l'elicottero e 2 con l'Overcraft. Sono 2... Dove puoi finirli seguendo il finale dove salvi Guile. L'altro devi ricominciarlo da capo, seguendo tutto e facendo i 3 finali. Perché? Perché devi seguire il finale di Guile. Non puoi non ricominciarlo da capo, devi per forza.